Aveva promesso il 22 sarebbe stato con noi. Massimo Cialente nei nostri studi, non più sindaco uscente, non più ricandidato, sindaco dell'Aquila per i prossimi 5 anni. Quali sensazioni? Com'è andata la prima notte dopo l'elezione? Dormito tranquillamente. Francamente io ero più preoccupato, interessato a conoscere la percentuale. Pensavo di vincere, io ho capito che avrei vinto dopo le primarie. Quindi sono stato sempre molto sereno, ci sono stati giochi, giochini, colpi bassi e così via, però io ho un convincimento che quello che conta è il rapporto con i cittadini. E sentivo il clima della città, poi insomma io conosco l'Aquila e gli aquilani credo in modo molto profondo perché io sono uno di loro, sono sempre stato dentro la città. E ho una grossa empatia rispetto alla città, quindi il clima io lo sentivo, mi ero accorto già come stesse cambiando il clima già nell'estate scorsa, alla Perdonanza, avevo un po', buone io sensazioni. Parlo molto con la gente, sì, però volevo le primarie, perché se le primarie non fossero andate bene, non mi sarei candidato. Sono state ostiche le primarie, tra l'altro, non tanto nel risultato finale quanto nella preparazione, nel clima anche, no? Guardi, io volevo le primarie, le avevo chieste io e il mio problema è che non trovavo candidati alle primarie, questo è un po' la verità. Non capisco Mancini perché non ha voluto fare le primarie. Non me l'ha mai spiegato. Anche perché anche la posizione che c'è adesso mi dicono ha fatto delle dichiarazioni ancora un po' di equidistanza. Spero non sei ancora legato completamente alla coalizione. Insomma. Comunque l'importante è che invece con l'Italia dei Valori c'è un legame politico molto solido. 20 punti rispetto a Giorgio Mattei sono tanti, se l'aspettava questo distacco? Io pensavo fra il 55 e il 60 di arrivare, questo era quello che pensavo. Alla fine che cosa ha pagato il suo avversario secondo lei? Pagato diverse cose, la più semplice, una campagna elettorale tutta ad attaccare me, lei l'ha visto qui, e mai a parlare del suo progetto. Tant'è vero che io una sera ho avuto la curiosità e la forza fisica, perché la sera di solito sono stanco, di andarmi a leggere sul suo sito il programma perché non era stato stampato, cioè lui non ha puntato su questo, ha puntato tutto su un attacco nei miei confronti dell'amministrazione e soprattutto poi l'altro errore politico che ha commesso, ma che era necessario che commettesse perché era l'essenza della sua candidatura, è stata la difesa di Chiodi, sia a livello di regione, e ad esempio la discussione che c'è stata su un altro, con un suo collega, sui trasporti, su cose, no, proprio difendeva, ad esempio sui soldi tolti alle scuole, lui diceva che la colpa era stata del comune, quindi perché doveva difendere Chiodi e poi sul piano di ricostruzione, in cui lui aveva questa posizione di difesa sia del commissario che della struttura tecnica di missione, alla quale tra l'altro aveva dichiarato che avrebbe affidato la ricostruzione. Quando diceva dovremmo rifare il piano di ricostruzione con la città, che noi abbiamo fatto con la città, donanze pubbliche, consiglio comunale all'unanimità, diceva rimetteremo tutto in mano a Fontana. Il terzo errore invece io credo sia politico, non è bello che io parli, ma lo dico perché io amo talmente tanto la politica che è come per altri parlare di calcio, di formazione, eccetera, eccetera. Io credo che qui sia successa una cosa. E la città aspettava la sfida Cialente di Matteis per il sindaco già nel 2007. Io di questo sono convinto, era nelle cose, nell'aria, no? E nel 2007 Giorgio non si candidò. No. Questa volta io credo che ci sia stato molto lo zampino di Chiodi su questa vicenda. Chiodi è un certo, sì, nel senso che Chiodi, oltre che a volere fortemente la candidatura di Mattesi, perché era la candidatura della struttura commissariale e della struttura tecnica di missione, io do questa lettura, si è voluto anche
indebolire il PDL aquilano, indebolire il PDL indebolire il PDL aquilano, perché si voleva indebolire la città. È chiaro che in questa cosa, che è successo anche un pochino, un periodo c'è stato un tentativo dall'esterno ad esempio di danneggiare il PD 2 anni fa, e quando si hanno mire, diciamo così, espansionistiche, politiche, di cannibalizzazione della città, perché altrimenti io credo che avrei avuto anche più difficoltà se il centrodestra avesse fatto normalmente, avesse fatto le elezioni primarie, le primarie sicuramente avrebbe vinte, a mio avviso, insomma, Giorgio De Matteis avrebbe potuto vincere le primarie, e a quel punto con un centrodestra unito sarebbe stato un ballottaggio o una vittoria al primo turno, perché ci sarebbe stato poco spazio per altri, oppure sarebbe stato un ballottaggio da 51 a 49, io credo questo. Quindi sono questo a mio avviso, infatti credo che esca sconfitto anche Gianni Chiodi, forse ancora più sconfitto De Matteis. Veniamo al nuovo consiglio, un consiglio rinnovato ma non troppo, diciamo, solo 11 esordienti, se fatto il conto 16 riconfermati su 32, quindi la metà dei riconfermati. Che consiglio sarà? Ma guardi, sarà un consiglio, io spero, più ordinato. Il consiglio comunale, questo sarà stato perché erano tanti gruppi, erano entrati anche un po' così, certe volte posso usare un aggettivo bruttissimo, era stravaccato. Le sedute, nessuno sta seduto durante lo svolgimento del consiglio. Io me ne accorgo perché, come io mi alzo ad esempio per fare un'intervista con voi o per fumarmi una sigaretta, ai periodi che fumo, perché io vado a periodi alterni, si blocca il consiglio, no? I consiglieri di soprattutto opposizione non si rifiutavano di parlare perché non c'era il sindaco. E quindi io vedevo che nei consigli, se 5-6 persone seguivano il consiglio, era già tanto. E sarà un consiglio, io spero, con maggioranze più coese, opposizioni più coese, e già questo sarà un risultato. Dopodiché, il fatto che ci siano delle riconferme vuol dire che i cittadini sanno di chi hanno un rapporto forte con Non si vuole cambiare politici. Non che si vuole cambiare, che vuole. Quando è che si vuole cambiare? Quando si ha una, diciamo così, un'alternativa che si ritiene migliore, no? Se io le dico cambia look, no? eccetera, lei certamente non prende un look da punk sedicenne, no? E così via. Quindi il fatto che non si cambia vuol dire che di là è tutto quello che si dice. Io in questi giorni su Facebook c'è stata una sana discussione, no? Ho scoperto Facebook, voglio dire che ci sono io, nessuno permetto di scrivere al mio posto, anche perché se una persona scrive una sciocchezza poi, quindi rispondere. Scrivo io, a volte un po' sgrammaticato perché scrivo di corsa e invio, no? Senza neanche rileggere, però voglio dire, c'è stata questa discussione, le solite facce, la corte e così via. E se viene da persone che o non si candidano, oppure se si candidano prendono 30 voti, allora il problema è loro, non è delle persone. Cioè, quando tu avrai preso i tuoi 1000 voti, come nel caso di Pezzopane, o 500 voti in altri casi, allora puoi parlare. Questo radicamento è una questione profondamente vera. Insomma, in democrazia il voto serve, e questa cosa mi fa anche riflettere. Ci sono persone che hanno un rapporto di empatia con i cittadini che si fidano di loro. Fra l'altro, ormai, dato che sono voti che si hanno indipendentemente da ruoli di potere di gestione diretta, e poi soprattutto in questa legislatura noi siamo stati più no che abbiamo dovuto dire rispetto alla drammaticità delle richieste, che certo. Sì, che abbiamo potuto dare, vuol dire che le persone hanno fiducia in questo. Però è anche vero che ci sono alcune novità interessanti, sì. Ad esempio, di chi si è costruito. C'è un ragazzo molto aggressivo nei miei confronti, di solito quando stava alla circoscrizione, che è Ferella. E Ferella ha fatto il consigliere di circoscrizione, ma l'ha fatto sul serio. Per cui un ragazzo che io 5 anni fa, quando andavo a leggere il consiglio di circoscrizione Paganica, non conoscevo assolutamente. Era un esordiente.
era un esordiente per me, era un ragazzo molto giovane, poi ho saputo, però si occupa anche di altre cose, credo volontariato, cioè tu stai nella società e quindi stai nella società, ti fai la tua gavetta politica, prendi, poi ti arriva il risultato, entri, vieni eletto, certo. Insomma, parliamoci veramente. D'altronde la mia storia è questa, io certo. Facevo mille cose da ragazzo, portai la pallamano io all'Aquila, poi il Cineforum, il mondo della scuola, poi sono stato nei primi, nel comitato studenteschi sono nati insieme a me, io avevo 16 anni e c'ero quando sono nati, poi mi sono fatto tutta la gavetta e ho fatto il consigliere di circoscrizione che era ragazzino. Sono arrivato, ho fatto seriamente la professione, che è una cosa che conta, perché la prima cosa è avere una professione e farla anche bene, perché ti guadagni la stima, certo, delle persone. E poi sono arrivato in consiglio comunale, io che avevo 37 anni, credo, insomma, però mi hanno fatto tutta gavetta. È chiaro che poi è diventato facile fare il consigliere provinciale, anche il deputato e così via. Certo. Non ci si inventa così, di colpo ci si candida. Può anche funzionare a livello emozionale, ma può funzionare più come voto di protesta che come voto concreto. Ha parlato di un consiglio più ordinato, ci sarà una modifica dello statuto per arginare il fenomeno dei monogruppi? Io nel programma elettorale l'ho proposto, quindi spero che venga adottata in sede di riforma dello statuto. Io la proposta del programma elettorale è che richiama un po' quello della Camera dei Deputati, quello di assise, un'assise comunque rigorosa e nel suo regolamento, che per fare un nuovo gruppo ci vogliano almeno un decimo dei componenti, dei componenti del consiglio, quindi minimo tre consiglieri. E ancora che per prendere il gettone di presenza si è dovuto partecipare almeno il 50% delle votazioni. Io spero che sì, sarebbe un bel segnale, finirebbe anche, perché sono in pochi a farlo, però ci sono alcuni consiglieri comunali che in passato si presentavano in commissione o in consiglio e facevano segno al segretario verbalizzante o della commissione o del consiglio, il segretario generale, e poi andavano via. A volte qualcuno, ce n'è uno che neanche si siede. Ora trovo che se si deve fare il consiglio comunale si fa la fine di Brunetta, che è stato allontanato da Venezia perché non ci andava. D'altra parte io ricordo che il problema non è tanto il gettone di presenza, quanto il fatto che un consiglio comunale costa molto, perché i dipendenti pubblici, ad esempio, in quel giorno noi, il comune dell'Aquila paga denti privati e pagano, ad esempio se lei fosse consigliere comunale noi dovremmo pagare l'intero costo della sua giornata, certo, di lavoro al suo giornale, insomma, quindi è una spesa, è giusto che lei se... Noi alla Camera dei Deputati, soprattutto il gruppo del DS, il nostro stipendio veniva direttamente ritirato dal partito, ecco. Cioè io non prendevo lo stipendio da deputato, allora il mio stipendio era la diaria, vale a dire quella quota legata alle presenze, che era di se tu non vai perdi 400 euro al giorno. Quindi se io non facevo almeno il 35-40% delle votazioni, io perdevo realmente lo stipendio. Era il metodo per il quale i diessini ci sono tutti. Sempre presenti. La riforma sarà uno dei primi provvedimenti? Beh, io questa fa parte integrante del programma, quindi io la proporrò. Ci sarà, è chiaro che la modifica dello statuto, però guardi, un minimo di moralizzazione la dobbiamo fare, perché noi stiamo chiedendo a tutti di essere più rigorosi, certo, e allora l'esempio deve venire secondo proprio me dall'alto. Senta, ha detto che un consiglio comunale stravaccato, quello uscente tra virgolette sempre, più ordinato dovrà essere quello nuovo, è una bocciatura per Benedetti per caso? No, povero Carlo, guarda, ha passato guai, però è stato proprio un progressivo sbracamento, però è stato legato a un fatto: tu non puoi avere un consiglio comunale con 24 gruppi consigliari, fra 24 e 25, sì, non puoi fare la conferenza del capigruppo che diventa un'assemblea nella quale dopo 10 minuti si va via. Subito dopo il terremoto io chiesi, ad esempio, dissi, io ero impegnato mattina e sera con questo tavolo di briefing, e io dissi, guardate,
e so io le responsabilità che mi dovevo assumere, perché lì era da prendere decisioni. Allora io chiesi al Consiglio Comunale, alla conferenza che per gruppi, disse per favore vediamoci tre volte a settimana intorno ai 14, mi ricordo il Mucciante disse guarda i 14 è l'ora che si mangia, facciamo i 14:30. Io dissi vabbè 14:30 e dissi ci vediamo e faccio un briefing con voi, perché certo, io vi riporto quello che succede in modo che voi mi date le indicazioni, perché guardate io ho avuto da assumermi le responsabilità, eravamo 5 assessori, cioè non sapevo veramente dove andare a mettere la testa senza partiti esistenti in quel periodo, non c'era manco uno. E non si è fatto perché si voleva che fosse una convocazione ufficiale e ogni conferenza capigruppo costava quasi 2.000 euro, però perché erano 24 capigruppo, io adesso spero che si riducano anche se sono sempre tanti, sì. E quindi si era creato questo clima. Guarda, io sono stato invitato a Trento quando abbiamo presentato il progetto di Renzo Piano nell'auditorium, sì. Mi ha invitato Trento, io sono andato anche per restituire la cortesia che ci manifesta e mi hanno invitato nel Consiglio Comunale a dare un saluto. Tutto io sono andato lì, stavano discutendo il bilancio, stavano tutti rigorosamente seduti al loro posto, come d'altra parte alla Camera, quando c'è la discussione, quando si vota, stanno tutti seduti. Ma Benedetti sarà confermato presidente? Si dice anche di Angelo Mancini proprio come possibile candidato. Ma no, io non credo, perché questa sarà in parte una decisione che rientrerà nella composizione della giunta. Certo. E perché parliamoci chiaramente, gli assessori sono 9. Sì. E poi c'è l'incarico di presidente. Io dico come mi muoverò. Io parto da un principio che scandalizza tutti quelli che stanno al di fuori, la divisione eccetera eccetera, però non propongono un metodo diverso. In democrazia ci si candida con delle liste e si candidano delle persone, dopodiché io credo che nell'ambito di una coalizione il peso del governo, che è un peso da portare avanti, attenzione, qui qualcuno pensa che fare assessore è un privilegio. Con quello che si guadagna e con la responsabilità e la fatica che possiamo hai, possiamo dirlo così, lettori? Io prendo 2.300 euro netti al mese e a volte arrivo a 2.400 euro netti al mese da alcuni mesi, perché prima ho preso tutto l'anno scorso, ho preso 2.200 euro netti. Gli assessori? Gli assessori stanno sui 1.600-1.700. Quindi non è solo un privilegio, non è un privilegio. E quelli che non possono, oggi 1.600 euro è uno stipendio, e per coloro che guadagnano di più e quindi non si mettono a tempo definito, che vuol dire ammazzarsi perché hai poche ore rispetto al posto di lavoro che ti lasciano libero, vuol dire avere uno stipendio di 800-900 euro al mese, quindi è veramente un servizio che viene reso alla città, perché non so tanti, e quindi è un peso che si ridistribuisce fra i partiti in base al consenso che hanno avuto. Peso del consenso. Mi sembra un fatto di assoluta democrazia, cioè se il PD ha preso 16 e qualcosa, ha preso quindi tre volte la media che hanno preso gli altri partiti, mi sembra giusto che abbia il triplo, non parliamo di responsabilità, così come la famosa proposta che io avevo fatto a Flick. A Verini, senza chiedere nulla in cambio, gli aveva detto dopo il ballottaggio, non lo vediamo, era quello di coinvolgerli, ma ho interesse a coinvolgerli, perché solo quando si governa, questo vorrei dire ben chiaramente, questo vale soprattutto per alcuni partiti che ogni tanto si agitano, solo quando si governa e si hanno responsabilità di governo, allora si capisce quando è difficile governare, non c'è niente di peggio. Un po' l'ha fatto Angelo Mancini, io lo dico con amicizia, aveva l'assessore però faceva il battitore libero. Se Mancini avesse fatto l'assessore, dovendo portare ogni sera a casa un risultato di un'amministrazione difficilerrima, d'accordo? Non difficilissima, difficilerrima, e allora credo che si hanno meno grado di libertà. Guardi, la definizione, se lo faccio dire da uno che l'ha fatto, la cosa più facile al mondo è fare l'opposizione. Certo. Noi avevamo, è diventata famosa CS, cose solite. Quando noi abbiamo fatto l'esperienza dell'Agenziana, Convenzione Democratica,
noi lavoravamo molto seriamente, eravamo molto preparati su ogni delibera, però capitavano anche delle delibere in cui noi mettevamo nelle riunioni a fianco CS, voleva dire cose solide, cioè qualcuno si alzava e cominciava a fare le solite sparate. Tant'è vero che, la racconto, questa è carina, come no? Rapidamente. Allora venne una delibera che era stata intitolata male e che avevamo visto un pochettino superficialmente, in cui si istituiva un'area verde, cioè un nuovo parco, che invece non era quello, era stata sbagliata, okay. La delibera diceva un'altra cosa. E mi ricordo che CS, io mi alzai e feci tutta una sparata dicendo cominciate a fare parchi pubblici, fanno schifo quelli che ci stanno. A un certo punto si alzò l'assessore, credo che allora fosse Pasquale Corrieri, con la giunta, era Lombardi sindaco, disse ma veramente non è questo, cioè era cose solite, tu ti alzi e spari, quando governi è diverso e ti misuri, devi fare le cose, devi realizzarle con tutte le difficoltà che hai. Io l'ho fatto dall'opposizione, di governare alla Camera, quando ho regalato al governo Berlusconi, riuscendoci solo io a farlo, perché aveva già fallito in precedenza il governo D'Alema, la legge per il recepimento della direttiva europea sulle invenzioni biotecnologiche, quella l'ho fatta tutta io. E quando mi disse Violante, disse ma te la senti fare questa cosa, io disse secondo me noi della sinistra, nella nostra cultura siamo gli unici che riescono a mettere, immagine poco bella, le mani nella fogna e risolvere il problema e tirarle fuori pulite. Abbiamo raccontato l'aneddoto, adesso andiamo una al concreto. Una figuraccia feci in consiglio comunale. Andiamo al concreto, facciamo un po' di nomi. Di Stefano, Pezzopane, Moroni, sono alcune. Guarda, io parto dal principio che la squadra che vince non si cambia. Io, e nel senso che abbiamo alcune figure di assessori che in questo momento hanno un'esperienza che li rende insostituibili. Io questo lo dico molto chiaramente perché la città forse non si è resa conto ancora, col tempo si capirà, io ho sentito di nuovo il governo e le competenze che ha assunto Di Stefano e in questo momento altri non ce l'hanno. E il fatto che Mancurti cerchi, questo che segue questa squadra, sì, cerchi Di Stefano, perché Di Stefano in questi anni, standoci sempre, le assicuro, è l'unico ormai che, molto più di me, che pure credo di essere preparatissimo, è l'unico che veramente conosce tutte le ordinanze a memoria, dove questa cosa non è che sia autistico, però lui è riuscito ad una tale padronanza ormai che riesce a legare decreti, non ne potrei fare a meno, io credo, cioè la città verrebbe meno, il motivo per il quale molti mi hanno votato che è stato quello di dire cambiamo moce, abbiamo Cialente che bene o male sa come stanno le cose, quindi ci sono alcune figure alle quali io non vorrei fare a meno in questo periodo. La stessa Pezzopane? Sì, anche Stefania, deciderà lei, Stefania è quella che ha avuto il successo in assoluto più grande, ha preso 1000 voti, io vorrei dire che ha preso quanto alcune liste, certo, ha preso più di liste, sì. Più la Blundo ha fatto 840 e aveva la visibilità di una candidatura a sindaco, i Grillini, ha fatto 840, ci sono state liste che hanno fatto 1000 voti, 1100 nella sua squadra. Moroni? Io penso sì, Alfredo ha fatto tutto questo lavoro, sta facendo su questo discorso della Smart City, queste cose qui con l'Europa, sta talmente avanti Alfredo che cioè il problema sarebbe un altro, questo sostituendo sarebbe un po' un problema. E quindi mentre ci sono gli assessorati che è utile farli girare, però alcune figure chiave di chi ha seguito e sta seguendo le problematiche, io vorrei far capire anche Pelini con l'assistenza per esempio? Beh, Fabio ha lavorato molto bene, io modestamente devo dire, perché poi noi non ce le vendiamo queste cose, perché non ci abbiamo tutta i rapporti, non ci abbiamo 8 addetti stampa come ce l'ha la struttura tecnica di missione, no? Però le voglio dire, nessuno si è accorto che passata a noi l'assistenza della popolazione abbiamo svuotato gli alberghi,
non c'è più nessuno negli alberghi. Sono rimaste alcune situazioni particolari di anziani che hanno problemi di salute, che non possiamo tenere da soli nelle case, sì. Sono un po' protetti negli alberghi, ma appena aprirà l'ex Ompi passeranno all'ex Ompi. E poi stiamo adesso riducendo anche il CAS, nel senso che coloro che sono in CAS stiamo intervenendo sui CAS più costosi, non abbiamo nessuno che dorme sotto i ponti, oggi abbiamo sistemato un altro, no, è così, noi abbiamo delle persone senza fissa dimora, abbiamo risolto anche quel problema. Quindi credo Fabio sta lavorando molto bene. L'IDV avrà un suo... Oh, d'altra parte, scusate, il successo degli assessori elettorale è stato un riconoscimento. Certo. Ripeto, Fabio ha preso il voto Pelini anche da persone alle quali, e a me è capitato di verificarlo, sì, alle quali ha detto no, il problema tuo non si può risolvere. Però... a differenza della struttura anche missione, noi stiamo cercando di avere più rispetto dei nostri cittadini. Ad esempio adesso uno dei primi atti che io farò, dato che l'ho avviato, adesso tutto il personale comunale adesso c'ha il badge per entrare, la timbratura, e hanno tutti quanti adesso il loro cartellino. E la parola d'ordine è di accogliere il cliente con il sorriso sulle labbra. Se qualcuno non si sente per il sorriso sulle labbra, dispostissimo a vederlo in aspettativa o che si trasferisce. Io anzi, i miei impiegati sono eccezionali, sono sotto stress, 363 persone a fronte di 605. Però un cittadino che ha da reclamare, adesso metteremo anche quelle cose... le autovalutazioni, come sono stato trattato, come quando andate in albergo o portate la macchina alla concessionaria, perché adesso il problema diventa di avere un atteggiamento corretto nei confronti dei cittadini. È chiaro che però ricordo sempre che ogni dipendente del comune che vedete, sappiate che sta facendo un lavoro doppio. Rispetto a quello che fa 500, l'impiegato di Pescara o di Chieti, perché dovrebbero essere 605, quindi ricordate che è gente che sta veramente sotto stress. L'IDV avrà il suo posto in giunta? Sì, io credo che... Sarà Di Nicola, sì, si è parlato. No, guardi, io sto chiedendo a tutti i partiti una rossa di almeno 3 uomini e 3 donne. È chiaro, nel caso di alcuni assessori sono delle... E chiederò ai partiti di capire che ci terrei di poter riconfermare. Dopodiché io una cosa è questa, l'ho detta anche in campagna elettorale, e chi ci mette la faccia è il sindaco anzitutto, cioè se le cose non funzionano non è la gente dice ah la colpa è del segretario dell'Italia dei Valori, no, dice guarda c'è l'ente. E poi un'altra cosa che io non intendo far pesare, però alle quali ho invitato a riflettere, che comunque io ho preso un voto personale di 2.400 voti che mi colloca, se fossi una lista, mi collocherebbe come secondo partito. Sì, quindi questo dovrà pesare insomma nelle scelte rispetto a... No, nel fatto che mi assumo io le responsabilità, certo. Anche perché ne rispondo io. Alla città, la città questa volta, il fatto che mi abbia ridato il voto è una prova di fiducia, però insomma la fiducia non si dà a scatola chiusa. Certo. Siamo in chiusura, non ci ha portato la relazione di Barca come ha promesso. Sì, perché? Le spiego perché. Allora, la relazione di Barca, io domani sono alle 19, interni, chiamiamola come vogliamo. Io alle 19 sono da Barca, mi ha chiamato domenica pomeriggio. Ha detto, guarda, non vorrei sembrarti poco scaramantico, dice però io mercoledì vedo, ci sarà l'incontro con Chiodi e poi l'incontro col sindaco dell'Aquila. Chiaro, se fosse stato De Matteis credo che sarebbe stato un incontro di cortesia, non per parlare di cose, perché credo che De Matteis, vabbè, si sarebbe fatto accompagnare probabilmente da Fontana, sarebbe andato direttamente con Chiodi, ma non lo dico perché non so di cosa avrebbe potuto parlare. Lui ha detto, se tutto ti va bene, se accetti, se non la vedi questa come una mancanza di scaramanzia, sì. E io ti devo vedere mercoledì alle 7, subito dopo Chiodi. Giovedì mattina si riunirà il governo, Barca, si riunirà con le tre strutture che hanno creato, i tre urbanisti,
di cui abbiamo parlato, i mitici, con la struttura, diciamo così, della Ragioneria dello Stato, quella che controlla i conti, e col gruppo Emancurti, che è questo gruppo tecnico che sta seguendo soprattutto col Comune dell'Aquila, e di lì si faranno passi in avanti e quindi verrà pubblicata anche questo testo, dopodiché mi ritengo di poterlo anche discutere con voi. L'altra cosa importante è che riparte la legge, perché lei sa che, per non darmi un vantaggio, il centrodestra aveva chiesto, il PDL aveva chiesto di sospendere la discussione. L'hanno ottenuto a questo punto. L'hanno ottenuto, ma se lei, la differenza è questa, il governo si è bloccato su tutto, non ha fatto anche più ordinanze, non vi ha dato il piano Marshall, sì, eccetera, perché c'è stato un niente di non dare vantaggi a Cialente. E il governo è stato di una neutralità assoluta, che oggi no, perché è intervenuto come commissario, però non importa, perché poi Dio esiste, quindi le cose sono andate bene lo stesso. Però al di là di queste battute, riparte la discussione della legge, che è la cosa alla quale tengo di più, legge che segnerà la fine comunque del commissariamento per legge e di questa cosa, il passaggio del ruolo ai comuni, e lì potremo inserire alcuni punti fondamentali non risolti dalle ordinanze, alcune ingiustizie pesanti. Lei pensi questa questione, ad esempio, degli eredi, che è morto dopo il 5 di ottobre. Sì. Perché? Cosa cambia? Perché il 5 di ottobre e non il 15 di ottobre? Una cosa, chi stava costruendo la casa ha subito dei danni e non ha avuto nessun riconoscimento, neanche come seconda casa, certo, un minimo. Il problema del Comune dell'Aquila, quindi questo piano Marshall che deve passare. Quindi io credo che nelle prossime settimane finalmente passerà tutto in mano a noi. Quindi lei capisce che io devo avere una giunta assolutamente efficace. Buon lavoro. Grazie. Massimo Cialente. Grazie a lei.